Mister Fabrizio Viassi, allenatore del Fossano, dopo il pareggio interno contro il Rivoli 1-1, Fossano attaccato per quasi tutto il secondo tempo, non è riuscito a sfondare, si aspettava di più da questa partita? Di più, ha sbagliato 4-5 gol, quindi c'è un rigore alla fine netto che viene, non so in che maniera viene interpretato. Un periodo così è inutile stare qua a lamentarci, a parlare, a dire tanto, non cambia nulla. Abbiamo sprecato molto, loro praticamente dopo un minuto e mezzo passi in vantaggio, con un gol da 30 metri e la partita si fa in salita, si fa diversa da quella che abbiamo preparato. Quindi alla fine è un risultato, penso, che ci sta molto stretto per quello che abbiamo creato, perché abbiamo, penso, creato 4-5 palle nitide da gol da solo davanti al portiere. Noi siamo stati bravi a realizzarle. Si può dire la classica frase che si sente dire in questi casi, che al Fossano è mancato solo il gol? Sì, mancato solo il gol è un periodo che ci mancano proprio la differenza in questi particolari qua, nella cattiveria, in certe malizie, in certe situazioni. E quindi alla fine dell'anno un campionato che poteva essere di un certo tipo sembra un campionato magari al di sotto delle aspettative, ma ripeto, bisogna essere contenti perché siamo una squadra giovane, basta guardare la differenza di giocatori che c'è tra loro e noi, e quindi così. Mi dispiace perché stiamo raccogliendo di meno di quello che creiamo oggi, secondo il tempo, ripeto, abbiamo giocato in una metà campo sola, creando occasione su occasione. E molte volte addirittura si rischia addirittura di prendere la beffa in questi casi qua. Ci è andata bene che non abbiamo preso la beffa, se no sarebbe stato da recriminare troppo, però penso che oggi non c'era niente di scandaloso se il Fossano portava a casa i 3 punti.